Wow, ragazzi, e bentornati! Oggi siamo qui con l'ottavo episodio di Salva il Mondo che vorrei. Se non conosci questa serie e questo è il primo episodio che stai guardando, ti consiglio veramente di guardare i precedenti episodi, perché è una serie che coinvolge molti di noi, che porta delle idee veramente, veramente fantastiche. Alcune magari inventate da me, ma molte sono inventate appunto da altri utenti su Reddit, piuttosto che da voi nella nostra community. Per questo video sono riuscito a trovare delle idee molto, molto carine che andrò ad elencarvi subito adesso. La prima idea è solo una cosa estetica. Come potete vedere, hanno proposto altre skin colorate per quanto riguarda il mattone o il metallo. Per esempio, per la legna purtroppo non hanno fatto nessun esempio, ma sarebbe facilmente fattibile, per esempio, implementare queste skin su appunto le costruzioni nella nostra casa base, perciò non in missione, che magari andrebbe a far laggare tutti i server eccetera eccetera, ma nella nostra casa base noi abbiamo la possibilità di acquistare, che ne so, dei pacchetti per V-Buck con le skin colorate dei materiali e di conseguenza appunto applicarli nella nostra casa base, così che uno magari entra appunto a affrontare la sua wargame, oppure un nostro amico viene semplicemente a giocare o addirittura viene solamente a scambiare, potrebbe vedere le nostre costruzioni fantascientifiche con tutti i materiali colorati. Ok, non è indispensabile, lo so, però se vedete nell'altra modalità hanno aggiunto mimetiche per le armi, bandiere, zainetti, deltaplani e quello e l'altro, canzoncine, canzoncette, ci hanno veramente di tutto, quindi anche noi meritiamo un po' di estetica su Salva il Mondo, visto che comunque non abbiamo visto implementato ancora nulla. Vi ricordo che dovranno implementare la ruota per appunto le mods, visto che tutte le mods che acquistiamo su Battaglia Reale saranno valide anche su Salva il Mondo. Ormai dall'ultima volta che hanno detto sì, introduceremo le mods su Salva il Mondo, sono passati 2 anni, quindi raga, noi continuiamo a sperare, anche se hanno detto che molto molto presto le avremo. Anche la seconda idea che ho trovato riguarda una cosa prettamente estetica, però a questo giro molto molto carina. Secondo me è una cosa che andrebbe implementata perché appunto, come tutti voi ben saprete, esiste la base che effettua il riciclo dei materiali, però essa non ha nessuna animazione. Ecco, hanno proposto appunto di fare una piccola animazione che fa vedere tipo una cassa di rifornimenti che entra nella base oppure che esce nel momento in cui noi avremo la possibilità di ritirare i nostri materiali. Ecco, a questa funzione io ci aggiungerei anche l'host della base. Per esempio, è mia la base, ho messo io la perk del riciclo. Allora, fate in modo che i miei compagni non possano prendere le risorse dalla mia base, ok? Questo so che non è un problema in un gruppo tra amici, ma se andiamo a giocare in pubblica molte volte, magari io sto farmando nella mia wargames e voglio far farmare qualcun altro, ok? So che non mi riguarda prettamente questo discorso perché io gioco la maggior parte del tempo con voi, però questo discorso riguarda sicuramente voi e sicuramente me quando andavo a giocare in pubblica. Io mi ricordo che mi fregavano i materiali dalla mia base, mi ricordo quanto nervoso mi saliva, quanta fatica ci mettevo per costruire, per appunto riavere indietro un po' di materiali. Ecco, in aggiunta all'animazione della cassa di rifornimenti, io propongo questa opzione: semplicemente datemi permessi solamente a me sulla mia base. Se poi io decido di dare i materiali ad un'altra persona, semplicemente glieli dropperò io in terra. La terza idea, che è una figata assoluta, raga, sentite qua: aggiungere un nuovo spazio per inserire un codice. Cosa farà questo codice? Ovviamente riguarda il set di eroi. Se utilizzi questo codice potrai o condividere la tua build con qualcun altro o utilizzarla velocemente in un secondo momento. Ovviamente creando questo sistema ci saranno molte persone che non avranno gli eroi disponibili. In questo caso voi mettendo il codice vi darà gli eroi che avete disponibili in quella build, ve le metterà appunto al loro posto e vi segnerà con un punto di domanda, un punto interrogativo giallo, vi segnerà appunto la loro mancanza. Quindi voi dovrete solamente provvedere a vedere quale eroe vi manca, nel dubbio potenziarlo e sarà presto disponibile nella vostra build. Ecco, secondo me questa è un'idea molto molto allettante. Semplicemente così non avremo bisogno di 2000 slot appunto di equipaggiamento eroe, la Epic non dovrà creare i server apposta per farci tenere gli slot a noi, quindi dovrà semplicemente classificare delle build sotto forma di codice, noi magari ci sbizzarriamo a crearle, quindi le registreremo, non lo so, si inventeranno qualcosa, e nel momento in cui abbiamo bisogno ci sarà questo foglietto, questo sito, questo qualcosa dove racchiuderà tutti i codici con tutte le build disponibili, o semplicemente farlo alla maniera tradizionale, cioè manualmente. Chiunque di voi ha sperimentato questo nuovo set di eroi si sarà trovato molto molto a disagio, specialmente chi ha molti eroi, perché dobbiamo scorrere veramente tra tantissimi tantissimi eroi nel momento in cui noi vogliamo cambiare la build. Ecco, secondo me questa è un'idea da 10 stelle, raga, non c'è che dire, l'apprezzo particolarmente perché mi andrebbe veramente veramente a migliorare la mia qualità di gioco. Ok, adesso abbiamo l'idea per un difensore nuovo.
E non un semplice difensore. Attenzione, questo difensore non colpirà tutti gli zombie. Semplicemente questo difensore farà danno ai Mist Monster e ai boss, cioè agli Smasher e ai mostri della nebbia. Avrà ovviamente perk per infliggere più danno solo ai mostri della nebbia, mirerà solamente loro. E a questo io ci aggiungo anche il difensore medico, cioè un difensore in grado di rianimarci sia a noi e sia agli altri difensori, che non sia specializzato nel combattere, ovvero magari senza perk nel combattimento, però che possiamo comunque dargli un'arma in mano. Specializzato appunto nella cura di altri difensori, perché chiunque di voi avrà notato, molti difensori vanno a terra, molti difensori non si possono rianimare tra di loro. O li facciamo rianimare tra di loro, così rendiamo il gioco anche un po' più carino, o creiamo appunto il difensore medico. Noi dovremo sprecare uno slot per tenere un difensore medico. Che ne dite, raga? Secondo voi può essere un'idea molto carina? Abbiamo già anche le skin a tema, visto che erano usciti i medici su Battle Royale, quindi possiamo utilizzare quelle. Un'altra idea che a me ha colpito particolarmente nella sua semplicità è appunto gli aculei retrattili a terra. Avete presente quella trappola che si attiva quando gli zombie arrivano e fa venire fuori gli aculei di terra da sotto? Quella trappola che c'è anche nell'altra modalità? Ecco, hanno votato di dare una nuova funzione a questa trappola, ovvero loro hanno deciso di crearne una nuova direttamente, ma io propongo di utilizzare questa perk su quella che già abbiamo. Possiamo modificarla leggermente, cioè la trappola è attiva nel momento in cui comunque lo zombie sta cadendo. Se cade dall'alto, maggiori sono appunto gli spazi che percorre in altezza, quindi cadendo sulla trappola maggiore è il danno che lo zombie prende. In questo caso appunto, cadendo appunto sugli spuntoni, sarebbe anche più realistico dal mio punto di vista. Mi piace particolarmente perché non vedo molto utilizzata questa trappola, cioè è sempre meglio mettere altre trappole comunque, a differenza di questa. So che comunque gli aculei di legno fanno persistere il rallentamento degli zombie per 0,5 tiles, quindi in teoria andrebbe meglio alternarli, però io non lo faccio sinceramente. Io preferisco tenerli sempre rallentati sti zombie, anche perché a livelli alti non mi pare proprio il caso comunque di infliggergli il danno con gli aculei così, e preferire appunto danno a rallentamento. Ecco, dando questa funzione a questa trappola, magari ci sono anche più punti dove sarà possibile utilizzarla, perché per ora vedo utilizzati solo gli sbalzatori a terra, che sì, fanno saltare gli Smasher, li fanno cadere, li fanno prendere il danno. Ma se io da lì in quel punto non posso metterci lo sbalzatore perché magari c'ho il tettuccio e loro ci cadono lo stesso, in quel caso magari mi sarebbe veramente utile mettere questa trappola qui, che prendono danno da caduta in base all'altezza da cui cadono gli zombie. Fatemi sapere la vostra, raga, su questo argomento, perché appunto sono aperti i dibattiti, sono aperte le conversazioni. Vi ricordo di essere solamente educati, di avere un'opinione costruttiva, e sarà fantastico leggervi tutti quanti. Cosa abbiamo qui invece? La possibilità di trasformare oggetti in altri oggetti. In questo esempio ci fanno vedere come 20 viti potrebbero diventare 3 parti meccaniche lucide. Ok, io farei anche 2, magari anche meno. Ok, i rapporti poi ovviamente non li decido io, li deciderà la Epic in base al gioco, in base a come andranno le cose, eccetera eccetera. Sbagliano loro, raga, figuratevi se vi sparo io un numero. Comunque secondo me sarebbe un'idea da prendere in considerazione qualora noi siamo full di risorse. Ecco appunto, la Epic magari stabilendo bene i vari valori tra una risorsa e l'altra, con questo sistema potrebbe darci la possibilità appunto magari di trasformare un materiale di stella inferiore a un materiale di stella superiore, che magari a noi non serve, che magari a noi serve. Perché secondo me, dai, è ridicolo che io affronto la Endurance a Montespago e mi droppino gli zombie materiali a una stella. Ma che me ne faccio? Cosa dovrei fare io con quei materiali, che devo pure lottarli per evitare di far laggare la mappa? Cioè, capite il mio discorso? Almeno lì fatemi droppare il materiale a 4 stelle, non dico a 5 stelle, almeno a 4 stelle un utilizzo posso ancora darglielo, no? A 3 stelle ancora. Insomma, avete capito il mio ragionamento. Comunque, questa idea si basa solamente sul progetto di trasformazione. Ora sto andando fuori tema io, però capite bene il mio discorso, cosa può intendere. Ecco, secondo me sarebbe un'ottima idea. Si collega sempre appunto al discorso di questa idea, perché appunto per fare le trasformazioni servono i personaggi. Quindi secondo me, ma non solo secondo me, secondo anche la community, ripara il rifugio ed evacua il rifugio dovrebbero pagare anche in personaggi, perché appunto noi stiamo salvando dei personaggi in quelle missioni, come in Salva i Superstiti. Quindi in linea teorica questa missione dovrebbe darci i personaggi anch'essa. Ecco, a me farebbe molto utile. So che a molti di voi non interessa, so che molti di voi appunto sono full di personaggi da sempre, non fanno spedizioni, non li utilizzano, ma io ne faccio fuori veramente tanti, specialmente per le spedizioni. Ecco, introdurre appunto una ricompensa in più ad evacuare rifugio, a riparare rifugio, che di per sé non hanno una ricompensa così elevata, sarebbe veramente carino. Come ultima idea vi propongo quella del timer sulle bombole dei bombaroli. Voglio un timer
sulle bombole. So che possiamo usare la falce al vapore per appunto buttarle via, ma non dovremo avere i permessi, quindi se stiamo affrontando appunto l'endurance in solo non è possibile utilizzare questa tecnica. Col teletrasporto sì, possiamo farlo, ma ci richiede veramente troppo tempo, e appunto affrontando sempre l'endurance in solo comunque sì possiamo liberare dei passaggi, ma non sempre tutti. Ecco, mi farebbe veramente comodo un bel timer sulla bombola dei bombaroli. Perché questo? Comunque il timer magari fatelo durare 10 minuti, così in modo tale che in una missione appunto se spawna un bombarolo rimane per tutta la missione la bombola all'interra. Nelle missioni quelle così lunghe da 2 euro e un quarto, dove appunto i tunnel si riempiono di bombole, raga, voi sapete cosa succede quando il tunnel si riempie di bombole? Le bombole contano come ostacolo per i bombaroli. Ciò vuol dire che se continuano ad accumularsi, continuano e il bombarolo prima o poi arriva e vede che lì non c'è più spazio per passare, quella bombola prima o poi esplode e farà esplodere tutte quelle vicino. Esplodendo tutte le bombole vicino farà esplodere tutto il passaggio, che al di là del tempo ci farà sprecare risorse e magari addirittura perdere la partita. Quindi io propongo il timer sulle bombole dei bombaroli. Raga, io vi invito a scrivere nei commenti la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video o meno. Vi ricordo di lasciare solamente un bel like appunto se vi è piaciuto, raga, ricordatevi che è tutto gratis. Noi ci vediamo con il video di domani, vi aspetto in numerosi, eh? Bella bella!